un primo maggio all'insegna dei diritti, soprattutto per le persone disabili che sono state colpite, come tanti soggetti fragili, duramente dalla crisi che continua a incalzare. Il lavoro è soprattutto dignità per quelle persone, ma lo è per tutti quei giovani che non trovano lavoro e anche per le persone che lo perdono. È un momento importante per la nostra comunità rimettere al centro il tema del lavoro, perché senza politiche di sviluppo i dati della disoccupazione continueranno a crescere. Oggi è una giornata particolare anche per una presenza e un saluto da parte del Vescovo Zuppi, che ha sempre dimostrato grande sensibilità sui temi legati al lavoro. C'è ripresa, ma c'è molta sofferenza e la crisi lo dimostra. Abbiamo visto tutte le crisi della Saeco, della Montagna, ma anche quelle più recenti. È una situazione molto preoccupante. Rispondo a un invito. L'invito è stato di partecipare, sarebbe stato inusuale a mio parere rispondere negativamente all'invito. La vicinanza della Chiesa da sempre, c'è sempre stata la vicinanza della Chiesa al mondo del lavoro, credo che ancora di più in questo periodo di crisi in cui c'è bisogno di cercare assieme le soluzioni per il lavoro, c'è ancora tanta sofferenza. E poi c'è la sofferenza del tema di quest'anno, che è quello dei disabili, che ancora di più pone il problema dell'inserimento di chi è già scartato, di chi ha tante barriere che non sono soltanto quelle architettoniche, le vere barriere sono quelle dell'esclusione. C'è pochissimo lavoro per i disabili. Io penso che pensare, cercare di scegliere il lavoro per i disabili aiuta a migliorare tutto quanto alle condizioni di lavoro. Penso per esempio a quello della sicurezza, che ancora purtroppo quante morti sul lavoro, come l'ultimo purtroppo ancora pochi giorni fa, aiuta a migliorare, a liberarci dalla rapidità oppure da un uso della tecnologia che finisce per andare contro la persona. Per questo sono qua. Da sempre la Chiesa è stata accanto ai lavoratori e accanto ai lavoratori bolognesi. Essere qui e continuare in questa manifestare la vicinanza e la solidarietà, Papa Francesco mi sembra che in tanti modi mostra l'attenzione alla persona, ed essere qui, e la casa comune è una sola, dobbiamo aiutare tutti quanti per migliorarla.